sono molto orgoglioso dei risultati fino ad oggi raggiunti, sperando di non tradirli da domani, ma insomma, di non solo mantenere questo buon passo, ma dove possibile anche migliorare, perché c'è sempre da imparare. Pienamente soddisfatto Marco Marsiglio di quanto fatto dalla Regione Abruzzo fino a questo momento per arginare l'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese. Durante la conferenza stampa dal titolo Abruzzo mille all'ora, veloci contro la lotta al Covid, il presidente della giunta regionale ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica i risultati che stanno ponendo in questi giorni la nostra regione tra le prime in Italia. Per quanto riguarda la rete Covid, l'Abruzzo con il 79,9% è la prima regione per posti letto, mentre con il 76,8% è la seconda in tutta la penisola per posti letto in terapia intensiva, mentre con il 56,3% l'Abruzzo è prima per interventi in pronto soccorso. Numeri significativi riguardano anche la ricerca, molto importante per gestire e sconfiggere la pandemia. Infatti, con il 6,05% sui casi sequenziati sul totale dei campioni, l'Abruzzo è la prima regione per il sequenziamento delle varianti. Stesso risultato anche per quanto riguarda gli screening di massa partiti dall'Aquila ormai mesi fa, quando il governo regionale istituì le prime zone rosse. Passiamo poi alla campagna vaccinale. L'Abruzzo ad oggi si attesta con il 91,4% come terza regione in Italia per dosi somministrate rispetto a quelle distribuite, facendo registrare 2 punti sopra la media nazionale. Così ad oggi la nostra regione ha già vaccinato il 50% della popolazione, con 623.000 persone i quali hanno ricevuto almeno una dose, a discapito della media nazionale che si attesta al 49,4%. Entro il 18 giugno poi ci saranno i primi comuni, 93 sotto i 1.000 abitanti, completamente Covid-free. Così, secondo alcuni studi, tra il 21 e il 24 agosto l'Abruzzo potrebbe ottenere l'immunità di gregge. Io credo appunto che la regione Abruzzo abbia fatto un buon lavoro, che possiamo essere orgogliosi, lo possano essere anche i cittadini abruzzesi di come la loro regione e la loro sanità sia amministrata. La conferenza è stata l'occasione anche per rassicurare la popolazione abruzzese sulle ultime notizie poco confortanti riguardanti il vaccino AstraZeneca. Sull'argomento è intervenuta l'assessore regionale con delega alla sanità Nicoletta Verì. Con un confronto attivo e costante col dottor Brucchi, che ringrazio, siamo dell'avviso, e quindi seguiremo la linea, ma oltretutto questa linea viene dettata proprio dalla non accettazione del vaccino AstraZeneca ormai, quindi da un rifiuto delle fasce d'età al di sotto dei 50 anni, per cui noi continueremo la vaccinazione con la somministrazione di un altro tipo di vaccino. Quindi ugualmente continueremo la vaccinazione. Se dovessero mancare quelle dosi di vaccino, sarà nostra cura richiederne ulteriori, così come abbiamo fatto sempre, ulteriori dosi per poter garantire quell'immunità che abbiamo già previsto.